La testa conta tanto, è vero, conta tanto, ma noi abbiamo lavorato tanto su questo. Il dopo gara di La Spezia, ho detto semplicemente: ragazzi, sono con voi, perché è stata una partita dove soprattutto le responsabilità erano soprattutto mie, e quindi i ragazzi oggi hanno dato una risposta fantastica. Questo è un gruppo che c'è, un gruppo che è presente, mi migliora giorno dopo giorno come allenatore, mi sta facendo crescere tanto, e quindi sono felice che il mio obiettivo era portare 25-26 ragazzi a darci una mano, a darmi una mano, e ci sono riuscito, ci stanno dando una mano tutti, sono dei ragazzi fantastici. Sì, poi è normale che gli errori ci sono stati, siamo stati fortunati poi in quella... Fortunato, è stato bravo Capela in quella situazione a voler difendere il gol. È vero, potevamo chiudere la partita in più occasioni, però c'è la stanchezza, giochiamo ogni 3 giorni, il cuore dei ragazzi sta andando oltre, devono continuare così. Guarda, purtroppo in queste 10 partite dovevamo mettere in conto tutto, quindi dobbiamo stare in piedi, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo guardare sempre avanti. Ad oggi non possiamo neanche già gioire per questa vittoria, perché dobbiamo già pensare alla prossima e andare con questo spirito, insomma. Ma di sicuro non è stata la partita che pensavamo. Anzi, dovevamo fare, insomma, siamo partiti molto sottotono, insomma, adesso c'è sempre la giustificazione delle condizioni fisiche, del viaggio, però i nostri avversari arrivavano primi su ogni pallone o aereo, dove erano assolutamente superiori, anche come contrasti, tutte le situazioni, tutti i duelli, diciamo così, ci vedevano perdenti. E lì abbiamo subito comunque un gol dove non c'entra niente il viaggio, ma c'entra moltissimo l'attenzione su calcio d'angolo. E il primo tempo, insomma, sì, abbiamo avuto un paio di opportunità magari per pareggiarla la partita, però sembra veramente che ci manca sempre qualcosa per realizzare il gol. Secondo tempo un po' meglio, anche perché ovviamente Cosenza aveva speso tantissimo e giocava in contropiede, però era sempre pericoloso. Abbiamo subito un gol, l'avete visto tutti, insomma, con un giocatore che è partito dalla propria metà campo e è riuscito a fare 50 metri palla al piede e a superare Vicario. Insomma, poi c'è stata la reazione, chiamiamola così, su calcio d'angolo col gol di Angella, che poteva riaprire la partita, e sono state quella rovesciata, non mi ricordo di chi, insomma, non ho visto bene, però che poteva darci il pareggio. Però ci sono state anche un paio di contropiedi di Cosenza che potevano chiudere la partita. Questo è il discorso generale, insomma, quindi ovviamente non posso essere soddisfatto della prestazione, non posso essere soddisfatto del risultato. Non sono soddisfatto di niente, ma soprattutto non sono soddisfatto di me. E questa è la cosa più preoccupante, insomma. Classifica pericolosa, come se ne esce? No, classifica pericolosissima. Se ne esce con delle qualità che oggi noi non dimostriamo di avere. Perché quando si lotta per... Premesso che questa è una squadra che, insomma, non è che aveva qualità per altri obiettivi, sennò staremmo a parlare di una posizione di classifica diversa. A maggior ragione poi se ti trovi invischiato in questa classifica devi competere con squadre, e oggi Cosenza a dimostrare che mettono in campo certe cose che purtroppo noi non abbiamo.